davanti. L'ho subito fuori. Gli ha chiuso la strada a... Male. Gli ha fatto da tappo. Dai. Agrelli gira
parecchio. Rally 49 Gali, sarebbe bellissimo riuscire a mettere una volta in una gara con i migliori kart, vedere cosa viene fuori. È tre volte più grande via il salto, ieri per esempio nel secondo salto, quello che ha fatto adesso. Il primo passaggio che ha fatto, non essendo abituato, non conoscendo la pista, è saltato tra il centro e la destra, quindi uscendo poi col terrapieno davanti. Inizia l'ultimo giro, va al Joker Lane, a frattempo, porta a casa. Cercare di strappare. Intanto c'è primo per cui Franco Bollo sta andando. E andiamo a vederci adesso che cosa combineranno Mollo Tomassini, che non hanno ottenuto punteggio nella manche precedente, con Agrelli e Galli, che invece sono arrivati belli a posto. Mollo è già da ieri che ha degli alti e bassi, soprattutto dei bassi a livello di macchina, quindi è tutto da vedere. Tomassini ha avuto dei problemi precedentemente, li vediamo andare, 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 andare. Gigi Galli, sì! Gigi Galli, questa volta Agrelli in testa e si riesce con un'unità lanciata da Franco Bollo, perché è rimasto troppo forte, troppo largo, troppo piallato per così dire. Ora spazio a Mr. Showman, Gigi Galli. Pennellate d'autore all'interno della curva 4. Intanto Tomassini voleva probabilmente vedere se era il caso di insistere, se la macchina era andata a posto, se bisogna aspettare il Q4, e mi sa che non è a posto, così anche Pollo che non riesce a mettere la granché in quadro. Vediamo cosa combina Galli. Galli combina sempre con le carte, le cose, 51-2 con partenza da fermo, niente di che. Agrelli sta riprendendo. Sinceramente, però manca ancora parecchio perché sia super performante. Ieri l'abbiamo visto in difficoltà di vario genere, proprio una fatica incredibile a portarla da qualche parte dove voleva lui, perlomeno. Anche qua abbiamo visto quella curva azzardata, tutta di traverso. C'è da lavorare, la macchina secondo me può dare delle enormi soddisfazioni, le stesse che la sua grande Kia Rio sta dando a Galli. 45-88, lui testa come un disperato. Finalmente Agrelli riesce a spostarla perfettamente la prima curva, che con un 4x4 può essere portata in modo esemplare come ha fatto lui questa volta. E come fa quasi praticamente tutti sono tanto come fa il secondo salto Gigi Galli rispetto a come l'ha fatto ieri la prima volta. È entrato a metà aprendosi verso destra, ha capito che così facendo rischiava anche di ribaltarsi. Adesso si era bello secco all'interno e passa per la 44 900 sul Joker Lap, che gli crea qualche problemino sia all'interno del Joker Lap che poi per mettersi
e in quadro nel tratto successivo. E intanto Agrelli ha ripreso un po' di brio, un po' di grinto, un po' di voglia, sembra che il gigante abbia delle difficoltà, a meno che non sia rimettendo e resensando tutto. Sarebbe, vediamo che è lì e ha recuperato mostruosamente Agrelli, però mi sembra un pedino tanto tardi, perché Gigalli è lì, Gigalli c'è in pista, anche se in questo momento è leggermente sottotono, ma Gigalli c'è davanti a Nicola Agrelli. Nicola Agrelli che ha fatto una bellissima seconda parte della sua hit, peccato. Appena tirata fuori e quindi c'è bisogno, come fa tutte le vetture, di un apprendistato. Ci sono delle gare
che ci serviranno proprio per questo. Perciò aspettiamo e vediamo. Intanto Mr. Gigi Gatti, eccolo qua, davanti, sempre lanciato. Mai, mai una curva così. Ogni tanto sempre esagerare, lo fa perché si diverte, era fermo, non capisco. Ha fatto un'altra proprio davanti ai miei occhi, glielo ho anche detto. Gli ho detto, ma non ho mai visto nessuno in tanti anni, 35 anni che sono qua. Nessuno girarmi la macchina davanti alla mia postazione e farsi la prima curva così, stempellandola, portandola via. Lui rideva, ha detto, non ho ancora posto. Ah, faccia, speriamo bene. Vai a mollo. Eccolo là. Dov'è? Visto, avevamo immaginato. Quando la lettura non è ancora forte, ma godiamoci. Ah, è già uscito. Cosa riesce a fare questo uomo? Sono 6 giri. Il totale della finale a Gregli ne approfitta, dice tanto. Dietro c'è nessuno che si porta via la seconda. Vado a fare il mio problema. E vedo che cosa comincia a salire. Lo dico piano perché ho visto già che parlando bene di quella di Polo con lui quinto, ma non è che dipende da me, io dico quello che ho visto. Ieri anche parlando con il suo staff, la vettura aveva delle problematiche vere nella prima uscita, nel Q1, l'abbiamo visto che non riusciva a tenerla da nessuna parte. Piano piano è migliorata, adesso ci sembra decisamente ad un altro livello. Lui invece qua con la sua Kia Rio. Lungo. Studio è di poter avere finalmente, come avrebbero già dovuto essere qui, una decina di queste vetture tutte insieme. Allora diventa poi una gara simile a quella dei kart, ma con dei mezzi veramente strepitosi come le supercar. Diamo tempo al tempo, questa è la prima annata del campionato italiano Rallycross con altre piste, con uno sviluppo nuovo, quindi è decisamente in divenire un grande futuro per la categoria, anche perché è estremamente spettacolare. Eccolo qua, ancora davanti a noi, va a girare, bellissima la traiettoria. Vediamo anche qualche tempo, ha tirato in un 45.05 due giri fa, questa volta in 49.05 con il Joker Lattici. Ottima prestazione da voi. Quando arriverà sul traguardo inizierà l'ultimo giro per tutti e due, Nicola Grelli. Tutto sommato, per essere una macchina totalmente all'esordio, per aver avuto dei problemi enormi nella giornata di ieri, tanto che personalmente dopo aver visto la prima Q1 e come andava la macchina, ho detto secondo me c'è anche la possibilità che la carichino sul camion, che la portino via, perché così è inguidabile. E invece hanno fatto un grande miracolo. Andiamo a vedere l'ultima tornata, l'ultimo passaggio. Sempre sul 45 passo Gigi Galli, Nicola Grelli alle sue spalle, la bandiera a scacchi nelle mani di Robin Gambaro, che andrà a sventolare. Intanto aspettiamoci un grande campionato da un grande Gigi Galli, aspettiamo il rientro di quelli che purtroppo in questa gara non hanno potuto esserci e migliorie che potranno essere apportate alla vettura di Nicola Grelli e a quella di Polo, che sono tanto davanti. Gigi Galli, oh, vincerà la grande, una grande guida, lui è veramente portato per guidare le macchine, veloci, velocissime, per far fare lui quello che vuole alla macchina. Nicola Grelli è andata in seconda posizione, porta a casa una bella gara.